Sono Yolanda Vasco e mi sono diplomata all'Istituto Zerboni di Torino Sistema Moda. Quando abbiamo finito il percorso ci è stata mandata un'email da parte della scuola a tutti i diplomandi e ci è stato proposto appunto di partecipare al bando per i diplomati eccellenti. Essendo che sono uscita col 100 mi hanno detto partecipa, che così è un'occasione in più. Io ho partecipato come diploma al sistema moda, quindi un percorso che si focalizza sull'abbigliamento, sulla confezione dell'abbigliamento, partendo da un punto di vista progettuale, quindi tutta la parte teorica di tessuti, scelta di come realizzare un capo, e dal figurino, quindi dal disegno della bozza, alla modellistica, quindi un cartamodello, un disegno tecnico in 2D, e poi la confezione, quindi il cucito. Attualmente sto frequentando un corso come stilista di moda, sono al quinto anno presso un altro istituto. Al termine di questo percorso sarò stilista di moda, quindi quella figura che può essere figurinista, modellista o sarta. In futuro mi piacerebbe entrare all'interno di un'azienda che possa un po' farmi vedere le diverse sfaccettature di questo mondo. E durante la cerimonia, quando ho sentito il mio nome, è stata una forte emozione perché sali su un palco con comunque la Camera di Commercio e è emozionante, una soddisfazione a conclusione di un bel percorso. Sono arrivata a questo traguardo perché ci credo molto in quello che faccio. Avevo già iniziato appunto un percorso pratico e poter frequentare un diploma molto teorico mi ha permesso di appassionarmi ulteriormente, quindi di vedere le sfaccettature tecniche che prima non comprendevo. Quindi è stato un valore in più e sono appassionata di questa materia, quindi per me era più che altro formarmi. E poi il 100 è stato ovviamente una forte sorpresa ed emozione. Consiglierei assolutamente ai nuovi diplomati eccellenti di partecipare perché è bello e importante. Mia madre è stata molto contenta del punteggio, ma aveva visto quanto ci tenevo e quanto ero dedicata a questo. Da qui a qualche anno spero appunto di poter mettere a frutto tutto quello che ho studiato in questi anni, di vedere realmente il mondo della moda pratico, non più solo sui libri.